Alla PAMEM, pazienza finita, i lavoratori chiedono dopo 5 mesi di presidio permanente la firma dell'accordo, prossimo incontro previsto per il 16 maggio. Completati i lavori per il nuovo padiglione alla Valisineri, costato circa 3.600.000 euro, sarà all'avanguardia dal punto di vista ambientale che tecnologico. Presentata la stagione concertistica dell'associazione Cluster, spettacoli, incontri e presentazioni di volumi musicali in calendario fino al prossimo giugno. E per lo sport, Striscia la Notizia sfiderà la nazionale cantanti per beneficenza. In programma sabato 12 maggio la partita del cuore al Porta Elisa. Di nuovo buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Cominciamo con la pagina sindacale. Ettore Ronconi della segreteria nazionale della FLAI CGIL è intervenuto ieri all'assemblea, al presidio permanente dei lavoratori della PANEM di Altopascio. La situazione, nonostante l'impegno della segreteria nazionale, non presenta purtroppo certezze, ma semmai un calendario ricco di speranze. Vediamo quali nel servizio di Marco Baldocchi. Sono stremati ma assolutamente indomiti i lavoratori della PANEM di Altopascio, che da più di 5 mesi sono in presidio permanente di fronte all'ex Burialli. Una protesta che non è servita a far riaprire lo stabilimento, passato nell'agosto scorso al gruppo Novelli e che già da dicembre era finito in concordato preventivo. Una situazione assurda, con i 65 dipendenti della PANEM che, vistosi chiuse le linee produttive di Altopascio, si sono ritrovati senza lavoro e senza stipendio, ma per di più, considerata la dinamica che ha portato in tribunale la PANEM, anche senza la cassa integrazione ordinaria. Ed è questo che suscita ulteriore sgomento nello stato d'animo dei lavoratori, perché nonostante il Ministero del Lavoro abbia formulato e trasmesso all'INPS il decreto per la cassa integrazione straordinaria e che la ditta Novelli abbia inviato alla Previdenza le documentazioni necessarie al pagamento, ancora oggi, caso all'eccesso di burocrazia, non si è visto il becco di un quattrino. E allora, quando all'assemblea sotto il tendone è giunto Ettore Ronconi della segreteria nazionale di FLAI CGIL, l'umore è sotto i piedi, con i piccoli risultati ottenuti dal sindacato che non possono placare la voglia di giustizia sociale. La stanchezza è visibile e condivisibile, lo sa anche Ronconi, ma quando si chiede di mettere nero su bianco un accordo che imponga al gruppo Novelli l'integrazione della cassa straordinaria, come richiesto da mesi, il sindacalista non può che rimandare il discorso al 16 maggio prossimo, ovvero quando a Palazzo Ducale si proverà a convincere il gruppo Novelli a provvedere alla modifica al concordato preventivo, nel quale non si erano accantonate risorse per i lavoratori, 400.000 euro che l'assemblea dei creditori prevista per il 24 maggio potrebbe destinare proprio a loro. Insomma, un rimbalzo a data da destinarsi, che non può essere riadito dopo aver dormito per mesi in una tenda, ma che oggi rappresenta l'unica strada percorribile per ottenere quantomeno il dovuto. Ed ora la cronaca: si era introdotto nella sede della Caritas, ma gli agenti di una volante lo hanno sorpreso sul fatto e arrestato. Mirko Pieroni, 35enne, senza fissa dimora, era stato segnalato qualche minuto prima in piazza San Martino mentre cercava di scassinare alcune auto in sosta. Un passante lo ha notato, ha avvertito il 113 che ha inviato una volante sul posto, ma l'uomo si era allontanato. Di poco però, perché era già in azione ad un passo dalla piazza San Martino nella sede della Caritas, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Con sé aveva un borsone nel quale aveva già nascosto nel borsone materiale elettronico, alcuni generi alimentari, una borsa ed alcuni utensili. Oltre a questi oggetti sono stati rinvenuti un portachiavi, li vedete nella foto, di pelle nero marca Victorinox, con all'interno un coltellino multiuso un frontalino per radio marca Alpine ed un cardiocronografo marca Sigma Sport, ovviamente materiale provento di furti precedenti. I legittimi proprietari possono rivolgersi all'ufficio controllo del territorio della questura per rientrare in possesso appunto di questi oggetti. E
Pauroso incidente questa mattina intorno alle 11 in via di Tiglio, una Fiat Panda non ha rispettato il diritto di la precedenza, ha urtato uno scooter Kimco 250 che proveniva da Piove San Paolo e viaggiava in direzione Lucca. La signora di circa 60 anni non è riuscita ad evitare l'autovettura urtandola sul fanale di destra ed innescando una carambola sul guardrail, finendo poi la sua corsa a circa 30 metri di distanza. Le condizioni della donna sono apparse gravi. Fortunatamente poi, dopo il ricovero all'ospedale Campo di Marte, in realtà il quadro clinico è risultato decisamente più lieve, per fortuna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché nell'urto si è rotto il serbatoio del ciclomotore che ha rilasciato carburante sulla carreggiata. E non è servita a nulla la rocambolesca fuga a fari spenti di un giovane marocchino che nei giorni scorsi a Gallicano, alla vista di una pattuglia della polizia provinciale, ha invertito bruscamente il senso di marcia e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno potuto annotare la targa dell'auto, una Fiat Punto, e nei giorni seguenti hanno rintracciato il proprietario, a cui sono stati notificati ben 9 verbali per un importo complessivo di oltre 1.300 euro. Il mezzo infatti è risultato sottoposto a sequestro amministrativo perché sprovvisto della copertura assicurativa e privo della revisione. Ma non finisce qui. Se l'uomo non sarà in grado di riferire a chi si trovava alla guida al momento dell'alt dato dalla polizia, sarà ulteriormente multato con altri 1.345 euro. E oltre al danno, la beffa. Quando il marocchino si è fatto accompagnare da un amico negli uffici della polizia provinciale, era stato convocato ovviamente per notificargli i verbali, gli agenti hanno scoperto che l'auto con cui i due erano arrivati era priva di assicurazione e senza il bollino della revisione. La macchina ovviamente è stata sequestrata. E voltiamo pagina, sono studenti fortunati quelli che occuperanno i locali del nuovo padiglione del liceo scientifico Valisineri, presentati durante il sopralluogo di questa mattina. Circa 3.160.000 euro, questi i numeri necessari, i soldi necessari per realizzare una struttura efficiente ed evoluta sotto molti punti di vista, sicurezza e risparmio energetico in testa. Il servizio di Samuele Vannuccini. Si respira aria di nuovo al Valisneri. È stato infatti presentato stamani il nuovo padiglione, che sorge sullo scheletro del cosiddetto prefabbricato costruito dalla provincia negli anni 70 come ampliamento del liceo scientifico. L'investimento complessivo dell'amministrazione provinciale ammonta a circa 3.160.000 euro, di cui 2 milioni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 330.000 dalla Regione Toscana e 830.000 euro di fondi provinciali. L'intervento edilizio realizzato in due lotti e sviluppato nell'ambito del progetto europeo Teen Energy Schools ha consentito il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, di contenimento energetico e di miglioramento del comfort interno. Le aule della struttura, che permetteranno da settembre il rientro della succursale dell'ITC Carrara, renderanno intanto possibile lo svolgimento di regolare attività didattica nei giorni del seggio elettorale. Presenti tra gli altri al sopralluogo l'assessore Mario Regoli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Arturo Lattanzi, la preside del liceo Monica Ceccherelli, l'architetto Francesca Lazzari e il presidente della provincia Stefano Baccelli. Abbiamo rifatto ex novo oltre 3.400 metri quadri di edifici, tutti i laboratori, tutte le aule. In più ci sono 3 aule nuove e una nuova aula magna, ma soprattutto la qualità intrinseca di questa realizzazione, quel che non si vede. Quindi la ecoambientazione energetica, risparmio energetico, la qualità dell'illuminazione. È davvero una scuola a misura di studente, una scuola confortevole. È importante l'intervento come è importante questa scuola perché raccoglie circa 1.400 studenti, quindi il 10% della popolazione studentesca complessiva sul territorio della provincia di Lucca. È una scuola in cui si sta bene in termini di temperatura, di illuminazione, di capacità di concentrazione e ovviamente di sicurezza perché è adeguata alle norme antisismiche. È una scuola accogliente, quindi un'occasione per svolgere al meglio il proprio percorso formativo.
Spettacoli, incontri e presentazioni di volumi musicali. È stato presentato stamattina nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca il ricco programma di spettacoli ed eventi della nuova stagione concertistica di primavera dell'Associazione Cluster Lucca Compositori Europei, realizzata con il sostegno appunto della Fondazione. Vediamo. Tanti giovani lucchesi protagonisti della stagione concertistica di primavera dell'Associazione Cluster per un programma ricco di spettacoli, incontri e presentazioni di volumi musicali. L'evento, sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte, propone 4 appuntamenti a partire dal prossimo sabato che si terranno nell'auditorium di Piazza San Martino. Si comincia con Barba Blu, lo spettacolo organizzato dal Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca su un testo di Anna Agostini e degli allievi del Liceo Machiavelli di Firenze, ma sulle musiche originali composte dagli allievi del Liceo Musicale Passaglia e interpretate dall'ensemble del liceo stesso. Il programma prosegue domenica 13 maggio con il concerto Musica Teatro del maestro Francesco Cipriano e Girolamo Deraco, giovane compositore diplomatosi al Boccherini di Lucca, e mercoledì 16 maggio con un concerto di musiche wagneriane al piano la giovane Beatrice Venezzi. Sabato 16 giugno alle 17 l'atteso momento di confronto sulla musica nella nostra città, terza parte della tavola rotonda dal titolo La situazione della musica a Lucca. Vi parteciperanno le istituzioni, esponenti delle fondazioni bancarie, rappresentanti di associazioni musicali, cori, filarmoniche e scuole musicali. Durante i dibattiti precedenti sono state avanzate richieste specifiche con l'impegno di riproporre un altro incontro per sviluppare ulteriormente i temi emersi. Uno su tutti, fare sistema per rafforzare la candidatura di Lucca come città della musica per l'UNESCO. Annunciato anche il tradizionale appuntamento estivo dell'Associazione Cluster con la compagnia Rock Opera. Il titolo in programma per il prossimo agosto è The Wall Live Orchestra, lo spettacolo evento che proporrà la messa in scena per la prima volta con un'orchestra sinfonica del celeberrimo album dei Pink Floyd. E lunedì prossimo scadono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla rassegna La Scuola si presenta, manifestazione riservata alle esperienze teatrali del nostro territorio, delle scuole del nostro territorio, giunta quest'anno all'ottava edizione. Bando e domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.teatrodelgiglio.it. La rassegna, programmata dal 10 al 27 maggio prossimi al Teatro San Girolamo, sarà il luogo di sintesi e di confronto delle diverse esperienze teatrali scolastiche. E continua la nostra marcia di avvicinamento al grande evento di sabato 19 maggio in Marcia per la Vita, organizzato dall'Associazione Nazionale di Promozione Sportiva per le Comunità e dal CEIS di Lucca e di cui la nostra emittente è stata scelta come media partner. Stamattina alla scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio i ragazzi delle classi terza A, terza B e terza G hanno avuto un insegnante di eccellenza, il dottor Alberto Tomasi, presidente di Panatro. Vediamo. Lo sport come strumento di benessere fisico e intellettuale e come antidoto dalle dipendenze da alcol e droghe è il tema centrale della Marcia per la Vita, che sabato 19 maggio radunerà a Lucca centinaia di giovani che formeranno un lungo corteo per le vie cittadine. Obiettivo: far capire a tutti i loro coetanei che svolgere attività fisica fa bene al corpo e alla mente. E stamattina gli alunni delle classi terza A, terza B e terza G della scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio si sono confrontati su questo tema con il presidente del Panatron di Lucca, Alberto Tomasi. I ragazzi gli hanno rivolto una raffica di domande, mostrando grande interesse e partecipazione sull'argomento. Lo sport, come abbiamo detto oggi in questo incontro con i ragazzi, è anche divertimento, è confronto, è scuola di vita. L'altro aspetto del Panatron importante è quello di valorizzare i valori veri dello sport, quindi niente doping, il rispetto dell'avversario, il fair play e lo sport per tutti. E noi abbiamo questo problema nel quale si parla sempre di sport per gli atleti, ma non dobbiamo dimenticarci la gran parte della popolazione. Siamo ancora un paese nel quale meno del 30% delle persone fanno sport, e l'altro problema, lo sport per tutti, quindi favorire l'accesso dello sport anche alle persone disabili e che hanno problemi di movimento o anche problemi di tipo psichico, perché, e lo dico da medico, lo sport fa veramente bene alla salute, lo sport a prevenzione, dobbiamo farne tanto di più e continuare a farlo possibilmente per tutta la vita. Bene, questo servizio ci introduce di fatto alla pagina sportiva, prima però la sigla.
E in realtà questa sera apriamo la nostra pagina sportiva parlando di un evento che è a metà fra lo sport e la solidarietà, dopo le brutte scene che abbiamo visto anche ieri sera sui campi di calcio. Beh, questo evento, la partita del cuore presentata questa mattina a Palazzo Orsetti e che vedrà opposte la Nazionale Cantanti e la formazione di Striscia alla Notizia, è sicuramente uno di quegli eventi che meritano di essere seguiti, e l'augurio naturalmente di vedere tanta gente sugli spalti del Porta Elisa. Ci presenta la manifestazione un Marco Baldocchi che per la verità è stato davvero fatto oggetto di promozione vera e propria da parte dei big presenti, Moreno Morelli di Striscia e Stefania Petix. Vediamoci questi servizi. Si può dare di più senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può. La presentazione di stamani è stata solo l'antipasto di quanto andrà in scena il prossimo 12 maggio, quando a sfidarsi sul prato del Porta Elisa, con inizio alle 16:30, saranno la Nazionale Cantanti e la squadra di Striscia la Notizia. Una partita di calcio che si preannuncia elettrizzante, con Striscia la Notizia che metterà in campo l'ex calciatore di Serie A Felice Centofanti, ma anche Jimmy Ghione e Max Laudadio, le migliori frecce all'arco del team satirico televisivo. La Nazionale Cantanti risponderà dall'alto degli oltre 30 anni di storia del club, che farà del collettivo la propria filosofia di gioco. Per vedere, come annunciato da Moreno Morello, chi avrà la meglio, se l'individualismo di Striscia o il collettivo dei cantanti, si dovrà acquistare il biglietto per la partita del cuore Insieme per la solidarietà. E a parte la prestazione sportiva, che sarà seconda allo spettacolo che gli showman riusciranno a mettere sul campo, la vittoria sarà speciale se le tribune del Porta Elisa saranno davvero gremite. Infatti tutto il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza a favore dell'ABIO, l'associazione Bambini in Ospedale, e dell'associazione Ali per Volare, associazione missionaria interculturale Onlus a favore dei bambini del Congo. In casa Striscia sono previsti al Porta Elisa tutti i collaboratori, Gabibbo compreso, con Stefania Petix chiamata a dirigere dalla panchina la squadra. Per i cantanti parlano i 30 anni di storia del team, ma soprattutto i 70 milioni di euro raccolti per la beneficenza, numeri che testimoniano la bontà dell'idea originale che ha portato i grandi nomi della musica italiana a mettersi in gioco per aiutare i più bisognosi. A Lucca domenica si vota, fanno tutti l'appello, mi piace invece che facciate voi un appello per questa bella iniziativa di solidarietà. Sì, noi vi vogliamo tutti presenti, mi raccomando, il giorno 12 alle 16:30 per un grande incontro di calcio, tutti a casa. Io condivido la perplessità, si chiedono cosa c'entra la Petix col calcio, non lo sappiamo, sono i miracoli della solidarietà che faranno sì che anche lei e il Bassotto siano presenti, e noi siamo felici di ciò a questa partita, vero? Guarda, per arrivare a far questo vuol dire che l'occasione è veramente quella giusta. Noi, fai conto, non facciamo 10 passi in tutto l'anno, quindi arrivare a fare un evento sportivo per beneficenza vuol dire davvero che l'evento merita. E poi è un evento perché conto di non farlo mai più. Cioè, movimento dopo questa volta non se ne fa più, Moreno, basta. Sarà un grande spettacolo, pensate, ho detto, miracoli della solidarietà. Qui c'è un uomo che è riuscito a far cantare Si può dare di più a Stefania Petix, che ora vi regalerà alcune note della cosa. No, facciamo così, allora, loro verranno allo stadio puntuali alle 16:30 e voi farete un siparietto per deliziare anche coloro che vogliono. Facciamo il giro del campo, io con la chitarra lui e cantiamo. Il cane si muoverà, io passerò col piattino, questa è l'idea. Più o meno questo è quello che raccogliamo in beneficenza, ovviamente. Tutto va in beneficenza, assicuriamo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, in campo grande spettacolo, ma anche fuori dal campo ci sarà il Gabibbo, un sacco di personaggi grandi, quindi possono venire sia coloro che sono affezionati al calcio, chi vuol vedere spettacolo, venite numerosi, non fateci fare brutta figura. Morino, domani gireremo per le scuole,
io con la chitarra Davide De Marinis mi metto lì, canto Troppo Bella, le mie canzoni più famose, quelle meno famose, Si può dare di più della Nazionale Cantanti, e spero di coinvolgere, speriamo di coinvolgere tanti bambini che porteranno i genitori, perché è questo il giochino, che i bambini entrano gratis e i genitori invece pagano quel bigliettino che però aiuta tante persone che hanno bisogno, quindi venite numerosissimi. Quindi dalla Sala dei Specchi a voi di Luca. Da Luca! Un saluto a tutti quanti, vi aspettiamo sabato 12 alle ore 16:30 puntuali. Lo portiamo Capitan Ventosa? Sì, ci vuole Capitan Ventosa, ci vuole. Almeno uno che sappia giocare ci vuole, l'altro è moreno, quindi lo portiamo, lo portiamo. E allora ci vediamo sabato 12 alle 16:30 per gli amici di Luca. Da Luca è tutto. Ma chi Luca? Era scritto qua, capito, ma me lo potevi indicare. Si era capito. Va bene, la gaffe di Moreno Morello e lo spot, devo dire, un po' controcorrente da parte di Stefania. Poco fa avevamo presentato un servizio che parlava invece della necessità di fare attività sportiva da parte del dottor Tomasi. Stefania invece ha detto che con il suo bassotto non fa un passo. E appunto è uno spot questo negativo da dare ai nostri giovani. Ma al di là di questo, chiudiamo con il calcio, una nota di Lucca United, l'azionariato popolare che da tempo sta cercando appunto di portare avanti questo progetto. Arrivano adesioni autorevoli e importanti. Henry De Luca, presidente della sezione lucchesi nel mondo di Pittsburgh, ha aderito appunto a questo progetto dei tifosi sottoscrivendo una quota di adesione unitamente a Robert Fracasso, altro dirigente della locale associazione. De Luca ha un forte legame con la nostra città, che ha visitato per la prima volta nel 72 e nella quale poi è tornato più volte. Venuto a conoscenza del progetto Luca United e delle recenti vicissitudini della squadra rossonera, non ha voluto far mancare il suo appoggio personale e dell'associazione, promettendo di promuovere il progetto Luca United presso gli altri lucchesi di Pittsburgh. Attualmente De Luca si sta prodigando per far rinascere a Lucca l'Accademia Vocale Lorenzo Malfatti, altro illustre lucchese nel mondo, la cui famiglia era originaria di Borgo Giannotti. Il direttivo di Luca United ovviamente ringrazia per questa ennesima dimostrazione di affetto che arriva da molto lontano e aspetta naturalmente De Luca a settembre per assistere insieme ad una partita del campionato che naturalmente la Lucchese, vedremo poi come si chiamerà, o FC Lucca, si appresta a disputare in Serie D il prossimo anno. E con questa notizia abbiamo concluso. Io naturalmente vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che notizie e servizi sono disponibili sul sito di lucca.it e vi do naturalmente appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata, arrivederci.